Buongiorno a tutti, siamo nella suggestiva Piazza Dante a Trento. Il monumento che vedete alle mie spalle è il monumento a Carducci, al poeta Carducci. Alcuni di voi mi hanno scritto per dirmi che non hanno capito bene il finale della barzelletta sulla dieta, la dieta famosa, ormai famosa dieta anale. Chi non l'ha vista può andarsela a cercare nel mio canale, perché nel finale io dico che la signora dice, le faccio dire, da quando faccio la dieta anale ho cominciato anche a mangiare le gomme americane, mentre invece avrei dovuto dire masticare, e quindi questo avrebbe spiegato il fatto che si muoveva continuamente davanti al dottore. Me ne ero accorto, avrei potuto rifarlo il video, però mi era piaciuta come era venuta la barzelletta, come l'avevo raccontata, e quindi diciamo sono rimesso alla clemenza della corte, ecco tutto qua. Comunque proviamo a farvi ridere con un'altra barzelletta, questa volta su due carabinieri sono in caserma, stanno sfogliando una rivista e vedono la pubblicità di scarpe di coccodrillo. Allora uno dice: ammazza, queste scarpe di coccodrillo, 700 euro un paio. Ecco, mettiamo la mascherina in modo corretto, visto che siamo alla vigilia di un altro lockdown. Allora continuano a sfogliare: guarda, questo paio di scarpe di coccodrillo 800 euro. Allora il collega gli fa: quasi quasi sarebbe da mettersi a cacciare i coccodrilli, che in questo modo ci diventeremmo ricchi, perché se costano così tanto, ma perché non ci organizziamo, andiamo in Africa e ci mettiamo a cacciare i coccodrilli? E così i due si organizzano, prendono l'aereo e vanno in Africa. Sono le cose belle delle barzellette che succedono solo nelle barzellette. Vanno in Africa, si mettono sulle rive di un fiume. A un certo punto passa un coccodrillo, pum pum pum, ammazzano il coccodrillo. Esaminano il corpo del coccodrillo, ma qua scarpe non ne aveva questo, qua scarpe non ci stanno. Vabbè, proviamo, aspettiamo, passa un altro coccodrillo, pum 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 pum. Anche questo ammazzato, ma anche questo esaminato, anche questo senza scarpe. Terzo, quarto, quinto, sesto coccodrillo, pum pum pum. Anche questo non ha le scarpe, non c'è niente da fare. Qua girano tutti scalzi i coccodrilli in Africa. Noi siamo venuti fino a qua, ma non c'è niente da fare, questi sono dei primitivi, girano senza scarpe. Ah, e niente, allora torniamo in Italia. Allora tutti mogi tornano in caserma dal comandante. Sa, comandante, siamo andati fino in Africa, abbiamo speso anche dei soldi col biglietto aereo per dare la caccia ai coccodrilli, per farne scarpe, per prendere le scarpe, ma questi erano tutti scalzi, girano tutti scalzi. Allora il comandante se li guarda: ma certo che siete veramente cretini, ma poi per forza che fanno le barzellette su di noi. Lo guardano: ma perché? Ma come perché? Ma se stavano in acqua le scarpe le avevano lasciate sulla spiaggia, no?